scalda la fermentina bene, scaldala bene, prepara l'aloe, come quante, come ti ho detto l'altra volta, sì, 2/3 e 1/3, sì, va bene, 2/3 e 1/3. Sì, e noi l'ho sempre fatto così. Il segreto. Io non mi dovevo spiegare, ma mai c'è questa mania di segreto. Il segreto. Ora, tu leggi un giornale, il segreto di scoperto, il segreto di Stradivari. Tutti i giorni c'è uno che scopre il segreto di Stradivari. Scoperto il segreto del cuoco. Tutti i giorni c'è il cuoco che spiega, io a me, il segreto, la parola segreto. Ti avevo mai raccontato la parabola del grande artigiano e dell'allievo, no? Tra 10 giorni te la racconto. Ora uno forse. Ora sì, te la racconto, ma non è un problema, eh? Allora, c'era un grande artigiano, ma grande, cioè fra i più grandi di tutti. Di che? Un grande artigiano è un grande artigiano, può essere un liutaio, può essere un intagliatore, può essere un doratore, può essere qualsiasi cosa. Un grande artigiano, cioè uno che nel suo mestiere era ritenuto un grande. Tanto la parabola la va bene, sia se sia un liutaio, sia se fosse anche un falegname, uguale, non cambia nulla. È il principio che conta, è la morale, insomma. Allora, il discorso è semplice. C'era il suo grande liutaio e c'aveva chiaramente un monte di persone che gli chiedevano il segreto del suo lavoro e lui ridocchiava. Un giorno uno che voleva fare il mestiere lì, un giovane come te, se va lì e gli fa, dice, senta maestro, io volevo apprendere la sua arte. Questo gli fa, va bene, dobbiamo andare via 2000, a quello gli dice di sì, sì, che questo ragazzo dice vai ora e mi dici il segreto. Poi si mette lì e il maestro gli conduce in laboratorio, lavorano, gli dice qualcosa, gli dice delle altre cose, poi gli dice fa qui, fa là. A un certo punto passa il tempo, passano mesi, passano gli anni. E questo maestro se continua a insegnargli tutte le cose. Passano tant'anni e alla fine il maestro arriva alla fine e gli sta per morire. E questo allievo giustamente gli fa d'aiuto, diciamo, nella vecchiaia. Poi arrivano sul letto di morte. L'allievo gli fa, maestro, io gli volevo chiedere una cosa. Maestro, guarda, che tu vuoi? Cioè, no, volevo che la mi spiegasse, la mi dicesse il segreto del suo lavoro, il segreto, quello che è tutta la vita che aspetto di... E il maestro prima di morire lo guarda, gli fa, io te l'ho bene detto il segreto, io come tu me l'hai detto, io te l'ho bene detto, te l'ho detto dal primo giorno che ti ho detto vieni con me a lavorare, se tu mi imparavo tutti questi anni, che cazzo di segreto se duro come sassi, giustamente. Ecco il segreto. È un'ultima maniera di segreto, come se noi ci vado a immaginare, buongiorno, per favore mi dà una bracciola di vitella, non è il segreto. Il segreto è lei, macellaio, dice, vuoi imparare a fare il macellaio? Allora si va a vedere come tirano su gli animali contadini, negli allevamenti, poi si sceglie, poi ci vuole tutta l'esperienza, poi si macellano, poi si sceglie i pezzi, che gli meglio. Che è? Il segreto dov'è? Una vita di lavoro, ecco lo che è il segreto. Se dentro c'è una vita di lavoro, chiaramente c'è una cosa, c'è il cervello, quello c'è e ci vuole, perché se non hai cervello, anche se quello ti fa vedere le cose, un po' con un'altra sciocchezzuola, ma io ragazzi, bisogna rubare con gli occhi, cioè non è che quello lì mentre lavora ti deve dire di continuo con una patata, papapapara papara papara papara. Guarda anche che vuoi, c'è cioè, mio bisogno di uno che ti lo che so, il coso te lo scrivo, dice allora ora prendo la resier, ma che cazzo, cominci un po' a rubare con bisogno, a rubare con gli occhi,
che io rubavo tanto con gli occhi. E se no che cazzo? Troppo omoli. Si è sciolta? Ecco. Poi metti un po' di mastice. La percentuale è la tua vista l'altra volta, metti un po' di mastici. Di mastici, sì. Bellino, sì. Poi quando è bello caldo bollente lo filtri. Lo filtri per bene.